con Mauro Biglino. Grazie. Prima però vorrei dirvi una cosa che è un gioco, un divertimento, nel senso che dovete un po' rassegnarvi, nel senso che sentirete i ragionamenti fatti da un pazzo. A dire questo non sono io, ma è un docente dell'Università all'Orientale di Napoli che ha scritto una mail che è stata pubblicata, sarà un paio di settimane fa, non mi ricordo esattamente, e dove c'è scritto che Mauro Biglino non è altro che un mentecatto. Ok? Allora, e questo mi dà dei grandi vantaggi, ovviamente, perché i mentecatti possono dire quel cavolo che vogliono. E non solo, ma addirittura nessuno si sogna, no? Quando voi trovate un mentecatto che dice io sono Napoleone, mica prendete tutti i documenti storici per cercare di dimostrargli che non è vero, no? Ok? Quindi questi qui che hanno pubblicato questo dovrebbero dire, vabbè, lasciamolo dire quello che vuole, tanto... E invece no. Quindi sì, dicono Mauro Biglino un mentecatto, però poi costituiscono dei gruppi per studiare di notte cosa dire contro di me durante il giorno, quindi... Forse allora queste cose le scrivono proprio soltanto per divertimento, per insultarmi, ma poi in realtà, in fondo, non pensano che io dica cose da mentecatto. Ma la cosa altrettanto curiosa è questa, per fortuna, veramente questo è stato un colpo di fortuna incredibile, perché l'ho fatto una sola volta. Se vedete la conferenza che è su YouTube, che ho tenuto nella Aula Magna dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano, nell'ottobre del 2015, lì dico espressamente che avevo ricevuto, difatti l'avevo ricevuta poco prima ed è questa qui, una mail che proveniva da persone appunto dell'Università L'Orientale di Napoli, cioè esattamente la stessa, per fortuna, perché l'ho letta solo tanto quella volta lì, comunque in rete, datata, dove mi mandano le traduzioni di certe tavolette sumere fatte sulla base del più importante dizionario di lingua sumera che esista al mondo, cioè il Pennsylvania Sumerian Dictionary, dove si dice la traduzione di queste tavolette confermano esattamente ciò che dice lei per quanto riguarda la non creazione. Allora è bello il fatto che dall'Università L'Orientale di Napoli ricevo una mail un anno fa che dice qui si conferma ciò che lei dice e un altro che dice Mauro Biglino un mentecatto, quindi è tutto divertente. Quindi è tutto molto divertente, va bene. Ok, dunque no, il discorso di Isaia su cui appunto è stata fatta giustamente una domanda, cioè quello è uno degli aspetti fondamentali. Io è parecchio tempo, anche questo è nelle conferenze ovviamente, no, che dico le traduzioni della Bibbia stanno cambiando, sono cambiate continuamente nei secoli, stanno cambiando e cambieranno ancora. E cambieranno ancora, ma in aspetti anche importanti. Questa a cui ha accennato Laura è veramente una delle traduzioni nuove che vengono inserite, ma che sono nuove ma che finalmente rispettano ciò che c'è scritto nel testo. Cioè quando io appunto negli anni continuo a dire che non esistono nella Bibbia profezie messianiche in relazione al Messia cristiano, attenzione, perché gli ebrei aspettano il loro Messia, ma che con Gesù Cristo non c'entra assolutamente nulla, io lo dico da sempre che non esistono profezie messianiche in funzione del Messia cristiano. E questa era la più importante. E la Bibbia viene predicata anche con questo tipo di riferimento e la figura del Messia viene predicata come prevista addirittura dal profeta Isaia, che sarebbe il più importante dei profeti. E appunto in questa profezia ci viene sempre detto la Vergine concepirà e partorirà un figlio al quale darà il nome Emanuele. Il problema è che nella Bibbia ebraica questo non è mai stato scritto. Non c'è scritto Vergine, perché c'è scritto Alma e Vergine si dice Betulà, lì non c'è possibilità di confusione. La confusione nasce con la traduzione in greco, perché in greco si dice partenos, che significa sia giovane donna, sia vergine. Allora lì c'è la possibilità di interpretare a piacimento, ma
ma con l'ebraico no. In ebraico c'è scritto giovane donna. E poi c'è appunto, come accennavo prima brevemente, non c'è neppure il verbo, ma c'è un aggettivo, ara, che vuol dire incinta. Quindi non c'è il verbo è incinta, c'è l'aggettivo, incinta. Loro, giustamente, adesso come ha detto bene Laura, lo traducono ha concepito. È chiaro, perché una che è incinta ha concepito. Finalmente. E poi c'è il participio, yoledet, che è partoriente, quindi sta per partorire. Ma se voi leggete quel capitolo lì del libro di Isaia, vedrete che c'è, inizia al tempo del re Acaz di Giuda, sua moglie, che è la giovane donna Abia, era quella che era incinta. Quindi quando viene scritta quella parte lì, ci si riferisce a lei. La Madonna non c'entra assolutamente niente. È tutta invenzione successiva. Poi qualcuno dirà, sì, ma nella Bibbia scritta in greco invece ci sono i verbi al futuro. È vero, nella Bibbia scritta in greco lì ci sono i due verbi, exei e texetai, cioè quindi avrà e partorirà. Però se voi sentite gli ebrei dicono che la Bibbia scritta in greco è una disgrazia per l'umanità. Prima, con il dottor Massimo Barbetta, stavamo prima della conferenza, stavamo esaminando un versetto di un salmo e giustamente lui mi faceva notare, dice, ma qui quelli che l'hanno tradotta in greco hanno stravolto completamente il senso, perché non avendo possibilità di rendere ciò che c'era scritto lì, l'hanno cambiato a loro piacimento, ecco, l'hanno cambiato a loro piacimento, quindi capisco che gli ebrei dicano che quella è una disgrazia per l'umanità. E questa roba qui è stata detta, questa frase qui esatta, è stata detta il 6 marzo, nell'incontro che ho fatto con i teologi a Milano, di fronte a 600 persone, e l'ha detto il rabbino capo della comunità ebraica di Torino. Ha detto la Bibbia scritta in greco, cioè la Bibbia dei 70, è una disgrazia per l'umanità. Quindi la cosa bella è che noi avremo l'anno prossimo, in Germania, un fedele che ha la Bibbia vecchia e un fedele che ha la Bibbia nuova. E quello che ha la Bibbia vecchia dirà, no, la Vergine concepirà, e quello che ha la Bibbia nuova, no, la Vergine ha già concepito. Questa è la Bibbia. E cambieranno ancora le traduzioni, cambieranno ancora. Il problema è che le verità ci vengono predicate nel 90% dei casi da persone che non conoscono la lingua nella quale quel libro è stato scritto. Quando io dal 2010 ho iniziato con questa attività così, no, mi viene dall'inizio, no, mi viene sempre rinfacciato, ma tu parli sulla base di traduzioni, riferendosi alle mie ovviamente, e tu sai che ogni traduzione è un tradimento. Bene, se ogni traduzione è un tradimento, quelli che da sempre quindi papa, cardinali, vescovi, teologi, sacerdoti, catechisti, predicano la Bibbia, la predicano sulla base di tradimenti, perché la predicano sulla base di traduzioni, e le traduzioni sono di questo tipo qui. Cioè sono secoli che ci raccontano che lì c'è scritto che la Vergine concepirà, sono secoli che ci raccontano una balla colossale. E quindi quando mi veniva detto, e continuano a dirmelo, ci mancherebbe, secoli di tradizione, poi arriva Biglino e vabbè, lui ha capito tutto. No, Biglino non ha capito niente. Biglino vi dice, guardate che c'è scritto quello, punto. Poi fatene quel che volete. Ma c'è scritto quello, non quello che ci viene raccontato, basta. È veramente il lavoro più da cretino di questo mondo quello che io sto facendo. Ma proprio da idiota. Vi dico, guardate che c'è scritto quello. C'è scritto giovane donna incinta partorente, punto. Dopodiché interpretatela come volete, a me non interessa interpretare, perché poi quando si interpreta bisogna cominciare a raccontare perché si interpreta in un modo piuttosto che in un altro. E invece leggiamo quello che c'è scritto, basta, dopodiché ognuno ne faccia quello che vuole. Ma facendo finta, per esempio, sto proprio stravolgendo tutto, insomma vado... Facendo finta che il libro di Isaia l'abbia scritto Isaia, perché mica lo sappiamo chi l'ha scritto quel libro lì, Sappiamo per certo che l'hanno scritto decine di persone nell'arco di 2 secoli e mezzo. Cioè non c'è una riga del libro di Isaia che noi possiamo dire questa riga l'ha scritta Isaia, non ce n'è una.
Non c'è una riga dell'Antico Testamento di cui noi possiamo dire sappiamo che l'ha scritta quello lì, non ce n'è una, ma vale anche per il Nuovo Testamento, non solo per il Vecchio. Attenzione. Cioè non pensiamo che Matteo, Marco, Luca e Giovanni, quei Vangeli lì, siano stati scritti da Matteo, Marco, Luca e Giovanni, col cavolo. Non sappiamo chi li ha scritti. Abbiamo migliaia di codici e non ce ne sono due uguali. La tradizione, prima si parlava di tradizione, purtroppo la tradizione in questo caso ha tradito o tramandato balle colossali. La pia frode, come la chiamavano i padri della Chiesa. Sappiamo che è una frode, ma è pia perché ha fin di bene. Vabbè, poi ognuno farà le sue considerazioni. Ma la Bibbia è un libro che non ha fonti, che non ha fonti. Per cui mi viene sempre un po' da sorridere amaramente quando ogni volta che io dico qualcosa dice ah la fonte, ma io dico se siete così attenti alle fonti prendete la Bibbia e buttatela nel cassonetto perché non ne ha neanche una. Quindi voi che non siete in grado di dare fonti non chiedete fonti agli altri, non chiedetele, perché altrimenti spararvi contro, dico metaforicamente, è come sparare contro la Croce Rossa. Cioè dico, va bene, allora dalla Bibbia ricavi le verità assolute, dammi le fonti. Da quel momento in avanti tacciono tutti. È una cosa che non faccio, perché è come sparare contro la Croce Rossa. Ma veramente. E allora io faccio finta che sia vero quello che c'è scritto, senza chiedermi chi l'ha scritto. Ma siccome mi si dice che quel libro lì è il libro che contiene la verità, dico benissimo, andiamo a vedere che verità ci dice. E la verità è che una giovane donna è già incinta e sta per partorire, punto. Tutto il resto è fandonia. Ma questo vale per un sacco di traduzioni che verranno cambiate, le vedrete cambiare. Io non so, 3-4 conferenze, adesso non ricordo esattamente, faccio un patto col pubblico, no? E dico, se durante la conferenza voi vi accorgete che io vi sto dando una mia traduzione, fermatemi. E ditemi, le tue traduzioni non le vogliamo. Faccio proprio questo patto, non è una battuta, è un patto vero. Perché? Perché non c'è bisogno delle mie traduzioni, basta leggere quello che c'è scritto veramente. E basta. Non c'è bisogno di fare traduzioni particolari. Però questo è ciò che avviene. Si fanno traduzioni particolari per veicolare messaggi, perché ovviamente avendo inventato la figura di quel Dio, dico di quel Dio, perché poi Dio esiste lì, io non me ne occupo assolutamente, non mi riguarda. Io parlo della Bibbia. Il Dio della Bibbia non esiste, perché la Bibbia non ne parla mai. In ebraico non c'è neppure il termine che indica Dio, tanto per intenderci. E non c'è il termine perché non c'è il concetto di Dio, ovviamente. Allora, io dico, di quel libro lì non sappiamo nulla. Viene predicato da chi non conosce la lingua nella quale è stato scritto, quindi lo predica sulla base di traduzioni che stanno cambiando. Quindi sarei curioso di andare da quei sacerdoti che fino ad oggi dicono tu sei un ignorante perché nella Bibbia c'è la previsione di Isaia su Gesù Cristo. E dal primo di gennaio cosa mi diranno quei preti lì? Cosa mi diranno quei preti lì dal primo di gennaio? Non lo so, ma non me ne frega nulla, ve lo dico francamente. Dicano quello che tanto. Capite? Ma è così, perché predicano sulla base di traduzioni decise da altre parti. Adesso ne vediamo altre. E poi, quel libro è creduto vero da almeno 1.200.000.000 di persone che non lo hanno mai letto. E che se lo sono sentito predicare da quelli che lo predicano senza conoscere la lingua nella quale è stato scritto sulla base di traduzioni fatte su dei testi che non sappiamo chi ha scritto. Questa è o non è, come diceva Laura, una setta? Cioè se invece del cristianesimo con i suoi 1.500.000 di formalmente fedeli noi stessimo parlando di un gruppo di 300-350 persone che ha un guru che predica un libro di cui non si sa nulla. Questo guru ha 15-20 ministri che lo aiutano a diffondere, che non conoscono la lingua nella quale è scritto quel libro.
diffondono sulla base di traduzioni che cambiano continuamente e le altre 270 persone lo credono vero senza averlo mai letto. Cosa diremmo di quella setta? Cosa diremmo di quel guru? Diremmo, ma cosa aspetta la magistratura a ficcarlo dentro? Ma questo è. A proposito di guru, se voi leggete i Vangeli sinottici, vedrete che la predicazione di Cristo sembra durare all'incirca 3 anni. Se voi leggete il Vangelo di Giovanni, vedrete che la predicazione di Cristo dura 1 anno. Quindi non sono neppure d'accordo su questo, In quei 3 anni, quanti giorni di lavoro ha fatto Cristo con i suoi? Neanche uno. Siccome non c'era l'indennità di disoccupazione, e lì se si voleva mangiare, come facevano a mangiare? Lo dice Luca, capitolo 8. Erano seguiti da donne benestanti che provvedevano con i loro beni. Cosa noi diciamo di un guru che si fa mantenere da donne ricche? Cosa diciamo? Allora, quello che diciamo di un guru che si fa mantenere da donne ricche, per cortesia, diciamolo di Gesù Cristo. Perché c'è scritto nei Vangeli. Luca 8, leggete Luca 8, è scritto lì. Li seguivano costantemente, secondo me non li sostenevano soltanto dal punto di vista finanziario. Due di loro erano definiti Boanerges, i figli del tuono, cioè 3 anni. Vabbè, andiamo avanti con le traduzioni. Quando abbiamo fatto l'incontro a Milano, tra l'altro sapete che potete scaricarlo, gratis, sono 130 pagine che un editore ha impaginato, quindi vi consiglio di farlo, intanto perché è un'operazione gratuita, intanto perché ci scoprirete un sacco di cose. Cioè quando si organizzava quell'evento lì, un editore ci ha messo 1 anno e mezzo, perché non era facile trovare persone che venissero. Non era facile trovare persone che venissero, ma perché volevamo persone di alto livello, tutti i piccoli teologi che stanno nascendo come funghi a difendere il catechismo, volevamo gente che sapesse, e quindi infatti è venuta gente importante, tra cui uno dei più importanti biblisti italiani, uno che scrive i dizionari di ebraico biblico, quindi siamo al top, insomma, un pastore valdese. E per cui insomma lì sono venute fuori delle cose molto importanti e, come dire, se prima qualcuno mi avesse chiesto ma cosa speri di ottenere, io avrei detto forse il 30% di quello che è venuto fuori veramente, quindi siamo andati al di là di ogni adesso per motivi di tempo insomma sintetizzo, ma comunque è venuto fuori che nel mondo semitico, quindi nella Bibbia, non c'è il concetto di creazione dal nulla, non c'è nessuna certezza su Dio, non c'è il concetto di immortalità, non c'è il peccato originale. Leggetela, è la trascrizione, è fatta parola per parola. Trascrizione non è un sunto, è la trascrizione parola per parola, comprese le parole ebraiche dette dal rabbino capo. Quindi trovate anche in ebraico le parole dette in ebraico dal rabbino capo. Sono venute fuori queste cose qui, e se non c'è, ce lo spiegava Laura prima, ma se non c'è il peccato originale, quel dogma di Pio IX del 1854, che dichiara la Madonna, appunto, frutto di una immacolata concezione, che molti cristiani pensano che immacolata concezione vuol dire che la Madonna ha concepito Gesù Cristo senza l'atto sessuale. No, come ha spiegato Laura, vuol dire che la Madonna è stata lei concepita senza essere, ma noi abbiamo tutti l'anima macchiata, no? Invece lei no, perché? Perché avendo definito che era la madre di Dio, beh, è chiaro che non poteva avere l'anima macchiata. Ma se il peccato originale non c'è, quel dogma lì dogmatizza il nulla, oppure dogmatizza deliberatamente il falso. Quindi è un dogma falso.
che è stato confermato 4 anni dopo, nel 1858, da quella là, perché così la chiamava Bernadette Soubirous, a Chiarot, nel dialetto pirenaico, mai chiamata la Madonna, lei la chiamava a Chiarot, quella là, è diventata la Madonna quando l'ha presa in mano la Chiesa. E quella là dice: io sono l'Immacolata Concezione. Ma se quella là era la Madonna, sapeva di che cosa parlava lei? E se non era la Madonna, che cosa le hanno fatto dire che non ha mai detto, perché serviva semplicemente al papato farsi dare una conferma di un dogma falso? Tra l'altro, se volete rimanere cristiani, cioè vi sto sparando proprio le cose man mano che mi vengono, se volete rimanere cristiani ma fregarvene dei dogmi del Papa, rimanete cristiani, ma diventate cristiani ortodossi. Non dovete più credere ai dogmi del Papa. Se volete rimanere cristiani e volete essere matematicamente certi che non passerete neppure un giorno a bruciacchiare nel purgatorio, diventate cristiani ortodossi. Perché siccome per loro il purgatorio non esiste, se siete ortodossi nel purgatorio non ci finite. Ma siete sempre cristiani, sempre, vi rivolgete sempre allo stesso Dio. Se volete godervi questa vita, ma proprio fate tutto quel cavolo che vi viene in mente, e volete essere sicuri che non brucerete nell'inferno per l'eternità, rimanete cristiani, ma diventate cristiani ortodossi, perché per loro l'inferno finisce con la fine dei tempi. Perché di qui alla fine dei tempi, tutti quelli che sono nell'inferno hanno tempo di pentirsi, si pentiranno anche in grazia delle preghiere di suffragio dette dai fedeli, e quindi quando finiscono i tempi, e quindi per tutto il resto dell'eternità, sarete in paradiso con tutti gli altri. Ma è sempre lo stesso Dio. E allora, che cosa si inventano i teologi? Ah, tra l'altro, siccome in Sardegna alla fine di una conferenza è venuto uno che mi ha detto: buonasera, io sono un teologo, volevo dirle che lei ha detto solo cazzate, e poi se n'è andato. Se c'è un teologo che pensa che io dica solo cazzate, per cortesia me lo dica qui, così ne parliamo. Non dopo, qui. Così ne parliamo e verifichiamo le cazzate. Le verifichiamo, prendiamo la Bibbia e le verifichiamo. Così almeno ci divertiamo un po'. Capite? Che cosa si inventano i teologi? Pensate Dio che ai suoi fedeli di Roma dice: attenzione, che se non fai il bravo ti faccio bruciacchiare per un po' per purificarti. Ai suoi fedeli di Atene no. Cioè, voglio dire, le religioni sono invenzioni degli uomini e sono strumenti di potere e di controllo che non c'entrano niente con Dio, con la spiritualità, con la fede, come spiegava Laura. Non c'entrano niente. Sono aziende. Amministratore delegato, dirigenti, impiegati, funzionari, manovali, collaboratori esterni. Perché capite, siamo in presenza dello stesso Dio. Se nasco a Roma corro il rischio di finire in purgatorio, se nasco ad Atene no. Ma questa è realtà, non è interpretazione di Mauro Biglino. Ma veramente ci prendono o no per... Sì, ci prendono per... Perché non leggiamo la Bibbia, oltretutto. Perché se la leggiamo, non ci prendono più. E non è necessario leggere traduzioni particolari. Io mi porto dietro sempre la Bibbia pubblicata da Famiglia Cristiana, così siamo tranquilli. E leggo quella. Adesso poi ne leggiamo dei pezzi, ci divertiamo un po'. Leggo quella. Perché già lì c'è scritto tutto, si capisce tutto. Questo è il discorso, questa è la realtà dei fatti, e già solo sulla base di questo potremmo, come dire, smettere, no? Smettere. Però ancora ieri un teologo, ieri ho messo un post, e un teologo interviene sotto e scrive: ah, dammi la dimostrazione oggettiva. E io gli ho detto: allora, intanto non si può chiedere la dimostrazione oggettiva a uno che fa finta. Perché io dico, con la Bibbia possiamo solo fare finta che sia vero ciò che c'è scritto. Quindi non si può dare la dimostrazione oggettiva di un fare finta. E poi ho detto, è strano che la domanda di una dimostrazione oggettiva mi provenga da qualcuno che non è in grado di darla mai. Dice: ah, ma perché se noi dessimo la dimostrazione oggettiva non sarebbe più fede. Io vi dico onestamente, di fronte a queste cose io taccio, perché ho rispetto per l'intelligenza umana.
Ho rispetto per l'intelligenza umana, perché non si può fare un'affermazione del genere. Ma mi rendo conto che sono costretti a farla perché non sanno cosa dire. Perché avendo inventato tutto, sono di fronte a contraddizioni insanabili continue. Continue. Tant'è che la Chiesa, e questo per fortuna lo sto dicendo da un anno e mezzo, due, sta per abbandonerà l'Antico Testamento, lo abbandonerà, lo sta già abbandonando, perché sa di non poterlo più sostenere. Dopo averci raccontato per secoli che all'interno dell'Antico Testamento c'è il Dio Padre, quello che ha mandato Gesù Cristo, adesso finalmente prende atto del fatto che non lo può più sostenere, perché sono due robe totalmente diverse, messe assieme artificiosamente, e quindi lo sta abbandonando. E lo sta abbandonando, e lo vediamo anche nelle reazioni che ha avuto all'affermazione fatta da un teologo a Radio Maria, no? Sui terremoti. Dove lui dice, ah, ma questo è frutto della punizione di Dio per i peccati, sapete, le unioni civili. Ma io dico, se quel Dio lì, inventato dai teologi, si comportasse così, il Vaticano non dovrebbe più esistere da secoli. Cioè, il Vaticano sarebbe 10 chilometri sotto, nell'epicentro, se fosse vera quella stupidaggine lì. La Chiesa l'ha richiamato. E lui giustamente ha detto, il Vaticano si ripassi il catechismo, perché da questo punto di vista ha ragione lui. Ha ragione lui. E il Vaticano gli ha risposto, ah no, ma quella è una cultura precristiana, tipicamente pagana. No, scusate ragazzi. Quel Dio lì ce l'avete detto voi, che è il padre di quest'altro. Poi ne parliamo, ci divertiamo un po', che è il padre di quest'altro, ce l'avete detto voi, e adesso dite che applicare ciò che viene detto nella Bibbia a quel Dio lì è pagano? Cioè, si stanno smontando da soli, ma per forza, perché hanno inventato tutto, e per forza si smontano da soli, e per forza combattono al loro interno. Perché appena c'è qualcuno che, come sto teologo, che coerentemente, poi la stupidaggine è pensare che Dio, appunto, siccome no, in Italia hanno fatto le unioni civili, dice, beh, allora faccio fuori una ventina di 100, 150 centri abitati. Cioè, per fortuna quel Dio lì non esiste, perché saremmo nelle mani di un pazzo, altro che mentecatto biglino, saremmo nelle mani di un pazzo scatenato, ovviamente. Quindi per fortuna non è così. Ma dal punto di vista logico ha ragione lui, non il Vaticano. Perché il Dio dell'Antico Testamento era così. O fate quel che vi dico o vi ammazzo. Pietà per nessuno. Avete trovato quello che... Leggetela la Bibbia, per cortesia, leggetela, leggetela. Se volete farvi un favore, leggetela. Avete trovato uno... Abbiamo trovato uno che stava raccogliendo di legna di sabato. Cosa dobbiamo fare? L'ho portato fuori del campo e lo ammazzate. E hanno fatto così. Questo è il Dio dell'Antico Testamento. Quindi dal punto di vista logico, quel teologo ha ragione. Dal punto di vista logico, non sostanziale, perché non è Dio. Lui dava allora quegli ordini perché aveva necessità di mantenere un ordine ferreo. Siccome quelli erano di dura cervice, l'unico modo per piegarli era bastonarli continuamente e fargli capire, io ordino e voi eseguite, altrimenti vi ammazzo. Punto. Come fanno tutti i dittatori. Lui non era diverso da tutti gli altri che conosciamo. Nessuna diversità. Quindi, in realtà, noi ci troviamo di fronte a questa situazione, no? Cioè, dei teologi che dicono delle cose coerentemente con ciò che... E il Vaticano che comincia a dire, no, ma quella è cultura pagana. Sapete, nel 2008 la Congregazione Vaticana del Culto ha già emesso una circolare a preti e vescovi dicendo non usate più il nome Yahweh nella liturgia, perché non è cristiano. Cioè, stanno cominciando a prendere le distanze per dire no, ma poi Gesù ci ha parlato di un Dio di amore. Ma se Gesù, come ci hanno sempre raccontato, è figlio di quello là è il mandante, e Gesù è stato mandato qui per
darci la possibilità di liberarci dalle conseguenze, cioè la morte, della macchia del peccato originale. Ma se quello là non è Dio, e cominciamo ad abbandonarlo, e il peccato originale non c'è, cosa cavolo è venuto a fare Gesù? Non ha il mandante e non ha il movente. Difatti, quel predicatore rabbi lì che è venuto per certi motivi ben precisi. Nulla a che vedere con la figura cristica inventata dal cristianesimo, che è totalmente inventata sulla base del pensiero greco. Se non ci fosse la filosofia greca, il cristianesimo non esisterebbe. Se non ci fosse il pensiero di Platone e il neoplatonismo, il cristianesimo non esisterebbe. Perché il cristianesimo è una costruzione tipicamente greca, soprattutto platonica e neoplatonica. Cioè tutti i concetti metafisici sono tutti presi di lì, perché nell'Antico Testamento, meglio, non solo nell'Antico Testamento, ma nel pensiero giudaico, nel pensiero semitico, quei concetti non ci sono. E a dire questo non è il mentecatto Mauro Bilino, è il docente di teologia alla facoltà di teologia dell'Italia del Nord, l'ha detto il 6 marzo pubblicamente, nel pensiero semitico non ci sono i concetti metafisici. Non c'è il concetto, l'ha detto lui, lo leggerete, non c'è il concetto di eternità, non c'è il concetto di immortalità, non c'è il concetto di creazione dal nulla, leggetelo lì nella trascrizione per cortesia, leggetelo. Quando io ho scritto 4 anni fa, quant'era, il libro Non c'è creazione nella Bibbia, si sono aperti i cieli, perché non c'è creazione della Bibbia, non c'è. Bene, adesso per fortuna il 6 marzo l'ha detto lui, non c'è il concetto di creazione dal nulla. Sono tutti concetti mutuati da pensieri esterni e poi elaborati ovviamente in funzione di obiettivi precisi, eccetera, ma non ci sono. Non ci sono. La Bibbia è un libro, un bignamino, un insieme di libri che cerca di raccontarci un pezzo di una storia. Ed è un bignamino perché quella storia lì ci è raccontata con una dovizia di particolari incredibile in altri testi, per esempio in testi dell'Oriente, come nei testi dell'induismo, dove tutta quella storia lì è una storia molto più ricca, molto più completa. La Bibbia è un pezzettino, ci racconta la storia di ciò che è successo non al popolo degli ebrei, anche lì leggetela bene la Bibbia. Yahweh non si occupava degli ebrei, si occupava di una famiglia e le altre famiglie di ebrei, ma quando intendo dire famiglie intendo dire i loro parenti primi, cugini, zie, nipoti, andavano sterminati, leggetelo. Sterminare i Moabiti, sterminare i Madianiti, i Moabiti discendenti diretti di Lot, cugini degli Israeliti, sterminare i Madianiti discendenti diretti di Abramo, sterminare gli Amalechiti discendenti diretti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Yahweh non si occupava degli ebrei, si occupava della famiglia di Giacobbe e dei suoi discendenti, punto. Gli altri o si adeguavano o dovevano essere sterminati, perché i loro territori interessavano a lui e ai suoi, punto. Tutto il resto è invenzione. Invenzione. Così come invenzione, dicevo prima del concetto di eternità, c'è un termine ebraico, olam, che è quello che viene tradotto con eternità. E giustamente il teologo cattolico, in quel caso cattolico, ha detto ma non c'è il concetto di eternità. E difatti qui c'è il dizionario di ebraico aramaico biblici della Società Biblica Britannica. Uno degli estensori della edizione italiana è il dottor Daniele Garrone, che era seduto alla mia sinistra. Avevo il rabbino, l'arcivescovo ortodosso e poi c'era lui. Quindi era seduto a quel tavolo, quindi uno degli estensori è lui. E al termine olam c'è scritto chiaramente qui non tradurre con eternità, è scritto nei dizionari, non tradurre con eternità. Come lo trovate tradotto? Eternità. Perché? Perché siccome la Bibbia deve parlare di Dio, e beh, se deve parlare di Dio, secondo il pensiero dei teologi, Dio è collegato all'eternità, dico secondo il pensiero dei teologi, e quindi eternità ci deve essere per forza. E allora viene tradotto con eternità questo termine qui. Capite? Ma c'è scritto qui. E quando abbiamo parlato di questa cosa, abbiamo parlato appunto lì nel corso il 6 marzo, il biblista valdese, ripeto uno dei più importanti biblisti italiani, dice ma
sfondiamo una porta aperta quando diciamo che dobbiamo correggere molti errori, imprecisioni nelle traduzioni. Quella roba lì, cioè che Olam non si traduce con eternità, per quel che mi riguarda, di nuovo, si sfonda una porta aperta. Tutti i dizionari, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Ma se tutti dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici, la vogliamo smettere di tradurre quella parola con eternità? Vogliamo togliere eternità dalla Bibbia? La vogliamo togliere per l'eternità, visto che non c'è? Lo dicono i dizionari, non il mentecatto, i dizionari. Quindi tutti lo sanno, lo scrivono nei dizionari, ma nelle Bibbie che vanno ai fedeli, eternità, perché i fedeli devono pensare che c'è l'eternità. Ma è una balla. Ma è una balla doppia, perché in realtà Olam, oltre a non significare eternità, Olam significa nascosto, ciò che non si conosce. Quindi una durata di tempo di cui non si conosce quando è iniziata e non si sa quando finisce. E questo è un concetto preciso, ma che vale per tutti noi. Quando nasce un bambino, se uno dice per quanto vivrà, in ebraico si direbbe leolam, cioè per un tempo non sappiamo, finito, basta. Significa che questo non c'è nessun mistero, eh? Non c'è nessun concetto misterioso. Il mistero ce lo mettono quelli che non vogliono che noi capiamo quello che c'è scritto. E allora ci convincono che c'è il mistero perché poi ce lo spiegano loro. Quindi mistero non c'è, non c'è. Si sa cosa vuol dire, si sa cosa non vuol dire, basta tradurlo nel modo giusto, per un tempo di cui non si conosce la durata, punto, che è una cosa normalissima. Ok? Ma Olam, in realtà, andando in letteratura ebraica extrabiblica, per esempio in uno dei testi più importanti, il Sefer Yetzirah, non ha neppure valenza temporale, ma ha una valenza spaziale, cioè indica un luogo non conosciuto. Di questo da tempo sto parlando con il dottor Massimo Barbetta, che è un profondissimo conoscitore dell'antica astronomia medio orientale, che ha scritto anche un libro, Stargate, il cielo degli Egizi, e stiamo proprio esaminando alcuni passi della Bibbia alla luce di questo. E vi garantisco che vengono fuori delle cose molto curiose, molto interessanti, che vale la pena di affrontare. Quindi adesso io dedicherei qualche minuto, ma visto che il dottor Massimo Barbetta, che arriva dalla Liguria, come faccio come Raffaella Carrà, è qui, a questo punto Massimo, è inutile che racconti io, se vuoi raccontare tu due o tre cosette. A queste conferenze così interessanti. Il termine Olam nella Sefer Yetzirah è abbinato a un concetto, come ha detto giustamente Mauro, di spazio, e viene tradotto come altri pezzi della Bibbia traducono il termine Tevel, cioè mondo o universo. A seconda delle accezioni riguarda tutto, diciamo, un sistema planetario, o in talune altre invece riguarda l'universo in generale. Tant'è vero che nella Sefer Yetzirah, per esempio, il termine Olam è abbinato al termine eternità, che è usato anche nella Bibbia, in questo caso però usando il termine Ad, quindi un termine completamente diverso. Noi abbiamo nella Sefer Yetzirah delle, diciamo, circostanze in cui si parla di un luogo, diciamo in ambito astronomico, che è fornito di pianeti o che è abbinato alle 12 Mazalot, che è il termine ebraico per definire costellazioni. Ma una situazione molto interessante in cui abbiamo delle correlazioni con queste considerazioni ci viene per esempio dal Salmo 24. Sono finito nel Salmo 24 quasi per caso cercando quando le correlazioni della Bibbia parlano in un certo senso in maniera potenzialmente diversa da come vengono tradotte con il termine appunto Olam, perché se è vero che il termine Olam nella Bibbia compare una quantità mostruosa di volte, se non ricordo male sono da 2 a 300, numero preciso non lo so, ci sono quattro circostanze in cui, nonostante tutte le manipolazioni che sono state fatte, il termine Olam nella Bibbia non ha valenza di tempo ma ha valenza di luogo, perché il contesto in cui viene descritto sicuramente non ha nulla a che fare con il tempo. E sono state fatte delle ricerche da altri esegeti che hanno scoperto che effettivamente
in qualche punto della Bibbia, se noi lo lasciamo non tradotto, cioè come fa anche Mauro molte volte, che preferisce molto opportunamente dal punto di vista lessicale, di lasciare il termine come è scritto in ebraico, abbiamo delle circostanze in cui ci sono dei riferimenti a concetti, a cose concrete, reali, che danno la dimensione di un qualche cosa in cui Olam, anche in altri pezzi in cui la traduzione normale li attribuisce a termini di tempo, in realtà non lo sono. Abbiamo per esempio delle situazioni in cui vengono correlati a delle colline, a delle sorgenti calde, a dei deserti, a delle strade, a dei sentieri, in cui, come vediamo, la dimensione pratica è ben presente. Io ho studiato molto, è uscito un libro e prossimamente ne uscirà un altro, le concezioni astronomiche degli antichi egizi, e ho trovato delle cose estremamente misteriose e abbastanza intriganti, in cui si evidenziava che ci fosse una zona di cielo particolarmente legata agli interessi degli antichi egizi e dei loro sovrani, che loro abbinavano una zona di acque cosiddette. Per esempio, il termine ebraico per acque è maim, e il termine a volte anche usato per cieli è shamaim, che a volte viene tradotto come le acque in alto. All'interno di questa zona relativamente delimitata, che potremmo definire circa di 4-5 costellazioni delle nostre, anche se loro chiaramente erano diverse, loro identificavano un punto ben specifico, ben preciso, che loro connettevano al luogo di provenienza dei loro dei, che si chiamavano Netero, ma noi li chiamiamo dei, come c'erano gli Zeoi, come dice Mauro, greci, e gli Elohim ebraici. All'interno di questa zona c'erano la possibilità da parte di Ra sulla sua barca, o in talune altre circostanze del faraone che veniva gentilmente ospitato nella barca, di andare a fare un viaggio molto lungo che veniva fatto attraverso una serie di balzi, diciamo così, usando dei termini ben specifici che riguardavano in una prima parte del viaggio il cosiddetto Duat, il mondo infero, e che poi si allargavano successivamente fino ad andare in questo luogo lontanissimo perso nello spazio profondo, che veniva raggiunto attraverso delle specie di condotti che venivano definiti in geroglifico Kert, e che erano muniti di cancelli, di soglie, di varchi, probabilmente di tipo dimensionale, che si chiamavano in geroglifico Spect. Raggiungevano questo posto lontanissimo, perso nella profondità dello spazio, dove risiedevano questi dei, la loro patria, che veniva appunto definita isola di fuoco, isola delle fiamme. Ma la cosa, diciamo, interessante è che il termine Amun, che darà poi inteso come aggettivo, perché poi darà il nome a una delle principali divinità dell'antico Egitto, vuol dire nascosto, lontano, non visibile, cioè la stessa accezione lessicale del termine Olam. Quindi noi abbiamo in due culture diverse, di epoca diverse, sviluppate, probabilmente una ha condizionato anche l'altra, concetti comuni. Da notare che il termine Kert, questa specie di condotto, di cunicolo, di corridoio, ha delle ripercussioni anche in termini ebraici, che dell'uso comune, che vengono definiti come Kur, che vuol dire canale per la ricerca dell'acqua, quindi un condotto di calibro più o meno sottile in cui è la lunghezza la dimensione prioritaria, o il termine Kor, che descrive l'aspetto tortuoso del serpente che, diciamo, fa delle spire su se stesso. Questi termini li ho ritrovati, ed è stata una vera sorpresa, nel Salmo 24, perché a parte la quantità di informazioni che ci dice saranno oggetto di successive ricerche in simbiosi con Mauro, vengono dette delle situazioni che vengono, diciamo, fanno parte del patrimonio culturale degli ebrei, che logicamente non sono state concepite, perché se le traducono dei greci di ispirazione cristiana, sono completamente esenti da certi tipi di informazione del mondo ebraico, perché il Salmo 24 potremmo definire quasi come Esiodo la teogonia sintetizzata. È molto corto perché sono solo 10 versetti, ma le informazioni che ci vengono date, lette in lingua originale con un'analisi molto precisa, sono sbalorditive. Nei versetti 7 e 9, che poi hanno stranissime ripercussioni, per esempio anche nel Vangelo di Giovanni, paragrafo 10, guarda caso, sarà una combinazione anche lì ai versetti 7 e 9, dove introducono il tema dei cancelli, e ce ne sono molti, e vengono definiti in un caso come shar, che vuol dire soglia,
che compare per esempio nell'episodio biblico di Genesi 28-17, dove si parla per esempio della scala di Giacobbe e viene definita come Giacobbe che ha un sogno, forse un'esperienza o forse no, in cui vede i Malachim che salgono e scendono da questa scala. Subito dopo viene detto che dopo che si sono aperte queste sharim, queste varchi, queste soglie multiple in sequenza, vengono successivamente aperte con un movimento passivo delle petachim, che vuol dire aperture, entrate di olam, di un posto lontano, non visibile. Quindi vediamo che i termini più concreti della Bibbia, se letti in un'ottica, in un modo di pensare che si rifà alla primitiva tradizione ebraica, si rivelano forieri di informazioni sbalorditive e che creano una liaison, diciamo, molto profonda e molto ancorata col mondo dell'Antico Egitto. Io mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie Massimo. Salmo 24, appunto, quando dice perché si devono aprire queste soglie, perché sapete chi è che deve passare? Deve passare il re del Kavod, cioè il signore del Kavod. Il Kavod, per chi ha seguito un po' di conferenze o ha letto qualche mio libro, sa che è il mezzo con cui si spostava Yahweh ed era anche la sua arma di combattimento. Quindi qui si danno degli ordini, quindi non ci sono persone che aprono le porte, si danno ordini diretti alle porte. Porte che sono qui, perché deve passare il signore del Kavod, e porte che sono da un'altra parte, si aprono sul Olam, cioè su un luogo di cui non si sa nulla. Quindi si passa di qui e da un'altra parte si esce appunto in un posto dove non si sa nulla. E questo è interessantissimo. Ma oltretutto il Salmo 24 è il Salmo che Monsignor Corrado Balducci, cioè il Monsignore che all'interno del Vaticano aveva il compito di occuparsi della esobiologia, cioè della vita extraterrestre, dice esattamente, perché sono i primi versetti, dice questo è il Salmo nel quale la Bibbia dice chiaramente che c'è vita sulla terra e vita su altri mondi. Tant'è che i primi versetti sono all'Elohim appartiene la terra e quanto contiene, il mondo e quanti vi abitano. E diceva Monsignor Balducci, qui c'è la distinzione netta tra la terra e il resto, tra la terra e l'universo. Quindi la terra con quanto contiene, l'universo e quelli che lo abitano. Ed è esattamente lo stesso Salmo che contiene queste cose. E chi è questo re della gloria? Dice è l'Elohim, cioè Yahweh, degli eserciti, cioè il combattente, è lui il re del Kavod. E queste porte si devono aprire, qui dice letteralmente sollevate la vostra parte alta, perché deve passare il re del Kavod. E ci sono due tipi di porte, porte qui e porte che si aprono sul Olam. Ma c'è una cosa curiosa, che è molto attuale, ve l'aggiungo, questo qui è un articolo della stampa di qualche mese, non di qualche mese, del settembre 2014, scritto da Elena Löwenthal, sapete, l'intellettuale giornalista ebrea, perché lì gli ebrei avevano in Israele, con un censimento, superato i 6 milioni. Questi 6 milioni, tanto ne ho parlato, 6 milioni sono, vabbè, un numero. Finalmente hanno superato i 6 milioni. E dice, senti Massimo, di questo non abbiamo ancora avuto tempo di parlare, ma è scritta nell'articolo, e questo superamento si tratta di un tikkun olam, cioè, come si direbbe in ebraico, una riparazione del mondo. Quindi anche qui olam significa mondo. Interessante, eh? Elena Löwenthal. Insomma, quindi vale la pena veramente di andare avanti, perché le sorprese potrebbero non essere finite. E quando, siccome si è parlato appunto di Maria, diciamo che agganciarci, parlato di Maria, del concepimento, dell'annunciazione, eccetera, no? E quindi della possibilità di, come dire, avere forse una chiave di lettura leggermente diversa rispetto a quella che è stata inventata quando Maria è stata fatta diventare, appunto, il Concilio di Efeso, la madre di Dio. Allora, se noi leggiamo ciò che dicevano i padri della Chiesa,
E anche, oppure i grandi scrittori del tempo poi considerati eretici perché, no, perché erano contro i cristiani, tipo Celso. Celso nel secondo secolo d.C., quindi prima di tutto ciò che è avvenuto a seguito dei vari concili citati da Laura, Nicea, cioè dove Costantino ha riunito lì i rappresentanti delle decine di cristianesimi diversi e gli ha detto adesso voi uscite di qui con una verità, frega niente, una. Tutte le altre le facciamo fuori perché quella deve unificare e difatti hanno poi fatto così. Celso scriveva, siamo nel secondo secolo, quindi un secolo e mezzo prima più o meno del concilio appunto di Nicea, e dove Celso appunto nel suo discorso vero, il libro quinto, scrive questo. Tralasciamo tutti i punti in cui si potrebbe confutare quello che i cristiani chiamano il loro maestro e consideriamolo pure un messaggero. Ora, è stato lui il primo e l'unico a venire qua giù o ne sono venuti in precedenza anche altri? Se i cristiani intendono affermare che è l'unico, lì si può cogliere in flagrante menzogna e in contraddizione, perché essi affermano infatti che ne sono venuti spesso anche altri, persino in numero di 60 o 70 alla volta. Cioè Celso ci dice che nel secondo secolo d.C. i cristiani dicevano che di messaggeri, come Gesù, ne sono venuti tantissimi anche in gruppi di 60 o 70 alla volta. Lo diceva Celso. E uno dice, vabbè, Celso era contro i cristiani e quindi non è credibile. Comunque lui va avanti e dice, e dicono anche che sulla sua tomba venne un altro messaggero, o secondo un'altra versione due, e il figlio di Dio, a quanto pare, con un po' di ironia, scrive, non riuscì ad aprire da solo la tomba, ma ebbe bisogno di un altro che smuovesse la pietra per farlo uscire. E questo dai Vangeli è evidente. Un altro messaggero si presentò al carpentiere, cioè a Giuseppe, per la gravidanza di Maria, e un altro ancora per farli fuggire in Egitto. Gesù è dunque ben lungi dall'essere il solo di cui si narri che è venuto a visitare il genere umano. Secondo secolo d.C. Va bene, questo era un eretico. Giustino Martire. Lui scrive all'imperatore Antonino Pio, in particolare, per convincerlo a non perseguitare i cristiani e in sostanza gli chiede, ma perché perseguitate noi? Lui ha scritto quindi i libri, insomma, le cosiddette apologie. E lui, rivolgendosi ai persecutori, dice, ma voi sapete infatti di quanti figli di Zeus parlino gli scrittori onorati da voi? Ermete, il Logos, esattamente come in Giovanni. Asclepio, anche lui guariva la gente. Eracle. Ma se poi qualcuno ci rimproverasse il fatto che egli fu crocifisso, ma anche questo è comune ai figli di Zeus annoverati prima. E se poi diciamo che è stato generato da una giovane fanciulla o una vergine, perché qui in greco, anche questo sia per voi un elemento comune con Perseo. Cioè, Giustino Martire, padre della Chiesa, santo, quindi perché è San Giustino Martire, dice agli imperatori romani, ma perché ci perseguitate visto che quello che adoriamo noi è uguale ai vostri? Non c'è nessuna differenza. Lo dice lui. È uguale ai vostri e li nomina. È dopo che è stato fatto diventare disuguale. E questa roba qui la dice addirittura il fondatore del cristianesimo, Paolo, il quale nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 8, dice «Anche se infatti vi sono delle cosiddette divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti dei, ma per noi ce n'è uno solo. Come di fatto vi sono molti dei, ma per noi ce n'è uno solo». Questo non è monoteismo, sapete come si chiama in termine tecnico? Si chiama monolatria. Vuol dire riconoscere la presenza di molte divinità, ma sceglierne una. Quindi Paolo era un monolatra, non un monoteista. E lo dice lui, qui, nella lettera, ai Corinzi.
cioè nei testi cosiddetti sacri, e se lo dice Paolo, i cristiani hanno il dovere di credergli. Ma lo dice San Giustino Martire, il nostro è uguale ai vostri. Paolo dice, ma ce ne sono un sacco, ma per noi conta uno. Lo ripete negli Atti degli Apostoli, quando durante un naufragio lui dice agli altri, non preoccupatevi perché ho ricevuto un messaggio da quel Teos che seguo io, e in greco c'è scritto che io la treuo, cioè che io servo, e mi ha detto che ci insomma faranno in modo, ci salviamo. Dice il mio mi ha detto che ci salviamo, non Dio l'unico per tutti, no. Paolo lo ribadisce, che lui ne aveva scelto uno tra i tanti esistenti. Quindi questo è ciò che si sapeva alle origini del cristianesimo, prima che entrasse la grande istituzione, la grande struttura che ha creato inventandolo il monoteismo. Ma però è ancora scritto nei Vangeli e non nelle traduzioni mie. È scritto qui, nella Bibbia che avete in casa, in questa qui pubblicata da Famiglia Cristiana. E com'è che questo qui poteva essere uno dei tanti? Nell'Antico Testamento abbiamo spesso interventi degli Elohim su delle femmine e dopo queste, fra virgolette, visite, queste femmine sono incinta, rimangono incinta. Succede con la moglie di Abramo, succede con la madre, per esempio, di Giacobbe ed Esaù. Qualche volta gli scappava un parto gemellare, come nel caso di Giacobbe ed Esaù. Ora, se voi, questa cosa qui ce la ricordiamo tutti perché ce la insegna dal catechismo, sapete che Esaù ha venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie, no? Perché lui è nato per primo, Giacobbe per secondo. In realtà, Yahweh parla sempre di Giacobbe dicendo lui è il mio primogenito, ma non lo sapeva che lui era nato per secondo? Lo sapeva e come? Ma siccome quando questi qui facevano interventi su quelle femmine per renderle gravide, sapevano bene cosa stavano facendo, loro sapevano bene che in un parto gemellare chi nasce per secondo è stato concepito per primo perché si attacca più in alto nell'utero ed è per questo che nasce per secondo. Quindi il primogenito è proprio quello che nasce per secondo. Cioè il primo concepito è quello che nasce per secondo e Yahweh lo sapeva molto bene. Quindi in realtà Giacobbe non ha rubato la primogenitura ad Esaù, ma gli spettava, perché era stato concepito per primo. E perché dico del parto gemellare? Perché quando, se voi leggerete il Vangelo di Giovanni, quando Gesù, dopo, diciamo così, la resurrezione, si presenta agli undici, uno dice, beh, erano undici perché mancava Giuda. In realtà Giacomo ci dice perché erano undici perché mancava Tommaso, detto Didimo. Ora, usciamo un attimo dal Vangelo. Diciamo che noi conosciamo un gruppo di 10-12 persone che ha un capo indiscusso, un leader carismatico. Questo gruppo, poi ci sono anche delle donne, diciamo, beh, lei è Francesca, lei è Laura, lei è Adriana, lei è Roberta, lei è la moglie. Se non specifichiamo di chi è la moglie, che cosa ci viene in mente? Di chi è la moglie? Del capo. Giovanni dice perché mancava Tommaso, detto Didimo, il gemello. Il gemello di chi? Ogni tanto a loro scappava un parto gemellare quando facevano i loro interventi. Maria rimane incinta dopo la visita di Gabriele. Gabriele è un termine ebraico che significa Gever di Unel, cioè potenza di Unel o uno che esercita un potere per conto di Unel. Gabriele si trova nell'Antico Testamento e nell'Antico Testamento è definito in modo inequivocabile, nel libro di Daniele, un Ish, cioè un individuo maschio. Proprio non c'è equivoco, non è interpretazione. Gabriele dice, lo trovate nelle Bibbie in casa, vidi arrivare un uomo quando gli si presenta Gabriele. Gabriele visita Maria e lei rimane incinta senza conoscere un uomo. Cioè riceve la visita di un Gabriel, che non è il nome di un individuo, ma che è un nome funzionale, cioè indica appunto un grado di uno che esercita il potere per conto di un El, cioè di uno di quei signori. E
Nel libro Antico e Nuovo Testamento, Libri senza Dio, ho riportato i testi coevi ai Vangeli, nei quali si dice chiaramente che Giuseppe aveva il forte timore che Maria fosse stata ingannata da uno che si era fatto passare per un altro. Ora, è ovvio che per noi questi libri non devono esistere, sono i cosiddetti libri apocrifi, no? Perché ci sono quelli veri, dove arriva, arriva Gabriele, dice arriva lo Spirito Santo, tu rimani incinta, tutti felici così, un attimo di dubbio, ma poi dicono a Giuseppe stai tranquillo, non preoccuparti, e lui, vabbè, aperto, Spirito Santo, e va bene. Ah, c'è una ragazza adesso, mi pare, in giro, che dice di essere stata messa incinta dallo Spirito Santo, si vede che non sa come raccontare chi è stato. Tanto quello va bene sempre. Allora, insomma, magari non lo sa, ecco. E quindi succede questo. Quindi Giuseppe, lì riporto tutto con le citazioni e le fonti, così almeno tutti sono tranquilli. Giuseppe era fortemente preoccupato. Ma c'è un altro aspetto, che anche suo cugino Giovanni Battista nasce così. La madre era vecchia, non poteva più avere figli, non ne aveva avuti per tutta la vita. Il suo compagno, il sacerdote Zaccaria, era vecchio, non potevano avere figli. Arriva Gabriele, diciamo, ci pensa lui, e lei rimane incinta. Quindi questo Gabriele si dava parecchio da fare. E combinazione erano due cugini a cui vengono affidati delle missioni importanti. A uno una missione più laica e all'altro una missione, diremmo noi, più religiosa. E combinazione, tutte e due nascono da donne che sono rimaste incinte dopo essere state visitate da un Gabriel. E nel... cioè abbiamo il libro col testo greco, quindi siamo tranquilli. In Luca, dove si racconta di questo, la madre di Giovanni Battista dice: «Utos moi pepoieken, così ha fatto a me, curios». In italiano viene tradotto «il Signore» con la S maiuscola, ma in greco «il» non c'è. «Così ha fatto a me un curios», cioè uno dei comandanti. È qui, eh? Tant'è che nella traduzione interlineare dell'italiano mettono il fra parentesi, qui, perché sanno che non c'è. Qui, che è la versione invece quella che trovate in casa dei Vangeli, ci mettono sempre l'articolo con la S plurale. Ma non è così. Ma non è così, è qui, eh? È qui. Se volete. Capite? Quindi un curios visita Elisabetta e lei rimane incinta. Poi un altro, cioè sempre lui, non lo so, un Gabriel comunque visita Maria e lei rimane incinta. Ma non è finita. Jean Danielou, che è un gesuita, che è un accademico di Francia, che è un docente di teologia, ha condotto un lunghissimo e accuratissimo e molto particolareggiato studio sulla figura dello Spirito Santo e sulla figura antico testamentaria di Gabriele. C'è tutto il suo studio. La conclusione qual è? Non parlerò più male. Mea culpa, me lo prometto. La conclusione qual è? La dice lui. Lo Spirito Santo è la trasposizione cristiana della figura antico testamentaria di Gabriele. Se ha ragione questo gesuita, accademico di Francia, docente di teologia, a coprire la Madonna, come dice, è stato Gabriele. Nel qual caso lo Spirito Santo è entrato dal solito posto.
Lo dice un gesuita, non il mentecatto. Docente, accademico di Francia, quindi uno che si gioca la faccia, nel momento in cui scriveva questo si giocava tutto. Ma lui non ha dubbi, è lo Spirito Santo è la trasposizione cristiana di Gabriele. Tant'è che Gabriele dice a Elisabetta: lui sarà ripieno, peplessetai, da pimplemi, sarà ripieno di Spirito Santo. Pimplemi in greco significa anche concepire, non soltanto riempire. Capite che la storia potrebbe essere un pochettino diversa da quella che ci è stata raccontata. Quindi tutto il discorso di Maria, come diceva giustamente Laura, era una madre normale che ha... Cioè sarebbe la famiglia cristiana perfetta, una ragazza che dà l'utero in affitto e viene adottata da un vecchio. Cioè se succedesse adesso cosa direbbero? Cosa direbbero? È giovanissima. Giovanissima. Tra l'altro questo Gabriel, quando arriva, in greco le dice Kaire che caritomene, che viene tradotto con salute o ave, insomma, piena di grazia. Noi intendete con questo la grazia. Kaire significa gioisci, cioè si contenta. Che caritomene deriva, è il perfetto medio passivo del verbo carito, che significa rendersi belli fisicamente, graziosi fisicamente. Quindi gioisci tu che ti sei fatta bella. Poi apro e chiudo la parentesi perché questo lo aggiungo io, quindi non c'è. Gioisci che tu sei fatta bella, abbiamo scelto te per fare quello che dobbiamo fare. Tant'è che nel capitolo 6 della Genesi si dice che quando i figli degli Elohim scelgono le figlie della Adam, le scelgono belle. Noi Elohim non siamo scemi, insomma. Ok? Magari anche coi capelli lunghi. E quindi le dice salve, cioè gioisci tu che ti sei fatta bella. Poi la visita e lei rimane incinta senza conoscere l'uomo. E Giuseppe ha dei forti dubbi che lei sia stata ingannata da uno che si è fatto passare per un altro. Poi viene tranquillizzato. Tanto il maschio è sempre l'ultimo a saperlo, quindi. Cioè, capite? E non si tratta di lavorare tanto di fantasia, perché poi c'è scritto, cioè questo qui è un gesuita accademico di Francia, non è neanche l'ultimo un gesuita sconosciuto. Ma nella ultima edizione dell'Enciclopedia Cattolica, quella pubblicata negli Stati Uniti, sapete cosa si dice della morte e resurrezione di Gesù Cristo? È scritto così. Il presupposto di quella vicenda è che Dio ha resuscitato, Gesù che fu crocifisso, morì e fu sepolto come un sedizioso sotto Ponzio Pilato. L'ipotesi è di per sé storicamente indimostrabile. Solo il contesto, la crocifissione di Gesù di Nazaret per motivi di sedizione, è oggetto di valutazione storica, il resto no. I racconti della resurrezione non contengono elementi che possono costituire oggetto di ricerca storica. Si tratta di dichiarazioni teologiche. Enciclopedia Cattolica. Cioè, le cose prima o poi ce le devono raccontare. E man mano che si va avanti a studiare, man mano che si divulga, le cose ce le devono raccontare. Così come sono state, o meglio, così come sono scritte. Perché poi magari possono aver scritto una montagna colossale di balle. Ma se è così io vi racconto quelle. Perché io vi dico, c'è scritto questo, basta. C'è scritto curios, non o curios. C'è scritto un signore, non il signore. Quello c'è scritto, finito. Quello è il testo che loro dicono essere quello sacro. Benissimo, leggiamo quel testo lì. Come diceva Laura prima, non sono andata a cercare testimonianze al di fuori. L'ho preso all'interno di quel mondo. Benissimo, io leggo quei testi lì. Finito, mi basta, mi è sufficiente. Ma anche questo, cioè, si cerca in tutti i modi di convincermi a non farlo. Però, insomma.
sono lì, basta leggerle. Capite? Quindi, tutto il discorso delle interpretazioni che vengono fatte e della predicazione che spesso viene fatta si basa purtroppo anche su una realtà, su un dato di fatto, che quell'insieme di libri, un insieme di libri di cui non sappiamo nulla, non sappiamo chi li ha scritti, quando li ha scritti, come fossero scritti in origine, come fossero letti in origine. L'unica cosa, lo dicono, lo scrivono i biblisti israeliani, docenti nelle università giudaiche, scrivono che la Bibbia che leggiamo noi oggi non è quella scritta in origine, perché ogni volta che la riscrivevano, sia sotto dettatura o che la ricopiavano, la cambiavano ogni volta. Quindi questa è l'unica certezza che abbiamo. Viene predicata da chi non conosce la lingua nella quale è stato scritto, viene predicata sulla base di traduzioni che cambiano continuamente, cambieranno ancora, perché vedrete scomparire il termine eternità, vedrete scomparire per Olam, vedrete scomparire il termine onnipotente, perché nella Bibbia non c'è, vedrete scomparire creazione dal nulla, perché non c'è. Quindi nei prossimi anni li vedrete scomparire. Io lo dico da un po' di anni. Le traduzioni cambiano, stanno cambiando e cambieranno ancora. Prossimo anno cominciamo con quella di Isaia. Scompare la Vergine concepirà. Perché no, scompare perché non c'è. Non perché la tolgano. Perché finalmente smettono di introdurla. Ecco, questo è l'assurdo. Capite? Questo è l'assurdo. Non è un'operazione di... No, è semplicemente rispettare il testo. Cosa che si dovrebbe fare da sempre. Da sempre. Io prima ho citato Radio Maria, perché quando faccio i viaggi lunghi per le conferenze in macchina, 15-20 minuti di Radio Maria non me li nego, perché sono fantastici. Poi Radio Maria adesso si è scusata per questa affermazione, qui dovrebbe scusarsi per alcune centinaia di cose, ma comunque, cioè lì si capisce proprio come ci considerano, o meglio, come considerano i loro ascoltatori. Prima abbiamo letto il Salmo 24. In una delle trasmissioni che avevo sentito, una quest'estate, dove c'era una delle collaboratrici, così rimaniamo un attimo con Maria, non so se fosse una suora o meno, ma non ha importanza, eravamo a luglio, e questa signora, insomma, lamentava il peccato quasi imperdonabile commesso dalle donne che vanno in spiaggia in bikini. E diceva testualmente: le donne in bikini fanno soffrire Gesù e sua mamma. Cioè, quindi io mi immagino Gesù che guarda Rimini e dice: la Madonna, ma qui... tutte nude. Dico, vabbè, vuol dire che andranno al circolo polare artico nei mesi d'estate, non lo so. Comunque, va bene. E chiedeva, ma non è finita, chiedeva a delle persone di buona volontà di rinunciare ad andare in vacanza e di stare a casa a pregare per l'espiazione del peccato commesso dalle donne in bikini. Questo mi ricorda quel teologo di ieri che dice: dammi la dimostrazione oggettiva delle cose che dici. Ripeto, sono un'offesa all'intelligenza umana, no? Queste cose qui, ovviamente. E poi c'era invece, questa è un'altra occasione, se non ricordo male era padre Raniero Cantalamessa, famoso televisivamente, perché tra l'altro lui è quello che predicava gli esercizi spirituali, non mi ricordo più se a Benedetto XVI, forse sì, che leggeva il Salmo e commentava il Salmo 18. È qui, eh? E commentava questa frase qui: Signore, mia forza, mia roccia, mia fortezza, mia rupe in cui mi rifugio. E leggeva questo versetto. E ha fatto tutta una bellissima omelia su questo versetto, tra l'altro richiamando il rapporto che gli alpinisti rocciatori hanno con la roccia, che è un rapporto che diventa poi anche di tenerezza, no? Nel senso di roccia molto dura, ma che poi nel rapporto di continua frequentazione con, e quindi la tenerezza di Dio, quindi Dio che è forte ma che al tempo stesso è tenero, eccetera. Quando voi leggerete i salmi, se ne avrete voglia, capirete che i salmi non solo non sono preghiere, ma sono dei ferocissimi canti di guerra, canti nei quali quel popolo inneggia al suo comandante
perché li aiuta ad ammazzare gli altri. Leggeteli per favore i salmi, leggeteli. Salmo 18, c'è quel versetto lì, Salmo 18 continua, e difatti, perché il Signore è roccia? Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, e non sono tornato senza averli annientati. Li ho abbattuti e non hanno potuto rialzarsi, sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia, hai piegato sotto di me i miei avversari, hai fatto voltare le spalle i miei nemici davanti a me e io ho sterminato quelli che mi odiavano. Il Dio che mi ha accordato la vendetta, tu sei il Dio che mi ha accordato la vendetta e sotto di me ha soggiogato i popoli. Questo è il Salmo 18. Non quella balla melensa che viene raccontata leggendo tu Signore sei la mia roccia. Leggeteli i salmi, leggeteli, e non ve la racconteranno più. Sono tutti così, tutti. Quando si parla dell'amore di Dio, si parla dell'amore che quello lì aveva per loro, per quella famiglia. Gli altri andavano o si adattavano o andavano annientati. Tu sei la mia roccia perché hai fatto sì che io potessi ammazzare tutti gli altri. E la Bibbia è un libro di guerra, leggetelo per cortesia, leggetelo, leggetelo. Quando il Papa, e non solo lui, dice perché l'amore di Dio è per sempre, è vero, c'è scritto un sacco di volte, Salmo 136, c'è scritto più di 20 volte che l'amore di Dio è per sempre. Il problema è che non bisogna soltanto leggere quel versetto lì, ma bisogna leggere perché. Egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché è eterno il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro perché è eterno il suo amore. Con mano forte e braccio disteso divise il Mar Rosso. Travolse il Faraone e il suo esercito nel mare perché è eterno il suo amore. Uccise re potenti perché è eterno il suo amore. Poi c'è l'elenco. Diede la loro terra in eredità perché è eterno il suo amore. In eredità a Israele suo servo perché è eterno il suo amore. Cioè l'amore di Dio è eterno perché ha ammazzato i nemici di Israele, gli ha tolto le terre e le ha date a Israele. È qui. Io sono fortunato perché ogni cosa che dico, ma ogni cosa che dico, viene passata al vaglio. Ogni virgola che scrivo viene passata al vaglio. Ma io ho gente che mi dice, ma nella conferenza di... perché magari la guarda adesso, un anno e mezzo fa, a 1:30:27, lei ha detto questo, dov'è che lo posso trovare? Fatelo col Papa, per cortesia. Fatelo con i cardinali, fatelo con i vescovi, fatelo con i teologi, no, fatelo con me. Fatelo con me, perché è garanzia per me che devo stare attento alle cose che dico e che scrivo, ma fatelo anche con loro. E poi confrontate le risposte che sono in grado di dare io con quelle che sono in grado di dare loro e poi giudicate per conto vostro. Ma fatelo per cortesia, come lo fate con me, perché è giusto farlo con tutti. Perché altrimenti uno legge perché è eterno il suo amore e in piazza San Pietro quando lui all'Angelus di Pasqua ha detto perché è eterno il suo amore, non uno che alza la mano e dice scusa Francesco ma... cioè, se io facessi una roba del genere, ma vi dico, domani mattina avrei la messaggeria piena di dire ma che cacchio stai dicendo? Io avrei la messaggeria piena, per fortuna, e quindi devo stare attento. Loro no, perché una cosa, siccome la dico io, è falsa fino a prova contraria. La cosa che dicono loro è vera fino a prova contraria, ma va bene così, va bene così. Va bene così. L'importante sarebbe cominciare a fare le domande anche a loro. E vi garantisco che dalla terza in avanti non vi rispondono più. Facciamo una scommessa? Facciamo una scommessa. Dalla terza in avanti non vi rispondono più. Perché non possono. O alla fine vi rispondono mistero di Dio. Va bene. Io credo negli asini volanti e mistero degli asini. Cioè che
Cioè, dimmi che non è vero, dimmi che non è vero che nell'universo da qualche parte ci sono degli asini che volano, dimmi che non è vero, dimostra. Ah, ma devi dimostrarlo tu? No, io non devo dimostrare nulla, è un atto di fede. Io ho fede nel fatto che da qualche parte dell'universo ci siano degli asini che volano, è uguale alla tua. Quindi è indiscutibile. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Quindi la fede, come diceva Laura, va rispettata. Nel senso, ce l'hai, tientela. Vivila con coerenza, con determinazione. Non cercare di farla derivare da una roba del genere, perché qui cadi subito, perché qui non c'è. Mai si parla di fede. Qui c'era una famiglia che doveva eseguire degli ordini. E se eseguivano gli ordini, lui la aiutava, quella famiglia. Se non li eseguiva, li sterminava. Gliel'ha detto un sacco di volte. E con gli altri faceva lo stesso. Ci lasciate passare? No, allora vi facciamo guerra. Finito. Perché c'è qualcosa di diverso da quello che facciamo adesso? No, niente. Niente. Dobbiamo stupirci di nulla. Se io dovessi fare l'esempio di un gruppo perfetto esecutore di ordini sul tipo di quelli che dava Yahweh, sapete che citerei? L'Isis. Era sterminare, noi vi sgozzeremo sui vostri altari, distruggeremo i vostri luoghi sacri. Ditemi che differenza c'è. Laura giustamente parlava di, a un certo punto ha nominato un paio di volte l'idolatria, no? La superstizione. Se tra... Allora, che cosa fanno gli esegeti teologi? Loro dicono che allora c'era sto popolo, l'unico popolo illuminato sulla faccia della terra. Gli israeliti, che avevano attinto ai vertici del pensiero religioso, cioè il monoteismo, e poi c'erano i pagani, cioè quei poveretti che, non sapendo nulla, non avendo avuto contatto con Dio, a parte che tra i pagani c'erano due fratelli di Abramo. Ma è mai possibile che Abramo non abbia mai perso un minuto a spiegargli la differenza tra un idoletto di pietra e una persona in carne ed ossa con la quale lui parlava? Non l'ha mai perso un minuto? Ma la Bibbia lo dice che i fratelli di Abramo seguivano altri Elohim. Ma cos'erano, i fratelli scemi? Ma come non si fa a non capire la differenza tra un pezzo di pietra e uno in carne ed ossa? Ok? Bene. Allora, l'interpretazione che viene data comunque è questa. Loro, sì, gli altri, poveri pagani. Perché? Avevano gli idoletti di pietra, eccetera, facevano, accendevano, insomma, i ceri a questi idoletti di pietra, facevano i sacrifici a questi idoletti di pietra. Voi pensate ai Fenici, che coi commerci e con le armi hanno conquistato tutto il Mediterraneo, ma poi erano talmente idioti che parlavano con dei mucchietti di pietre senza accorgerne che quei mucchietti di pietre non rispondevano. È che in quei mucchietti di pietra era rappresentato chi ci sta, in quel idolo era rappresentato chi ci stava dietro. Io vorrei che qualcuno mi spiegasse, ma in modo convincente, come dico, da settima fetta di polenta, perché è un linguaggio un po' esoterico, lo so. Cioè, me lo devo spiegare a chi non lo sa, perché altrimenti... Cioè, se qualcuno mi invita a mangiare, mi dà una roba da mangiare. E mi spiega che è una ricetta antichissima, segreta, vabbè. Ma una fetta, seconda fetta, terza, poi la terza fetta comincio ad avere dei sospetti, alla settima fetta dico, no, ho capito, questa è polenta. Quindi, alla settima fetta anche io capisco che è polenta. Quindi, con la Bibbia io sono arrivato alla settima fetta, quindi voglio spiegazioni da settima fetta. Quindi, in realtà, voglio che qualcuno mi dia spiegazioni da settima fetta sulla differenza che c'è tra avere sul comodino Padre Pio e Santa Rita o per i romani avere gli idoletti degli dei Lari e Penati. Voglio una spiegazione da settima fetta. Quelli si rivolgevano alle loro statuette come noi ci rivolgiamo alle nostre. Quelli accendevano i lumini come noi accendiamo i lumini. Non c'è differenza. Tutto il pantheon che è stato creato attorno alla figura del dio monoteista, come ci ha spiegato Laura, è stato creato per sostituire quel pantheon là. Perché la gente ha bisogno di quelle cose lì. Perché la gente crede che se parla la statuetta di gesso di Padre Pio lo ascolti meglio, ti sembra che sia più vicino. Non dico cosa penso di... ovviamente. Sembra che sia più vicino.
Ma avete mai sentito qualcuno dire io sono devoto alla Madonna di Lourdes e un altro che dice io invece sono devoto alla Madonna di Medjugorje? Io invece a quell'altra. C'è una rivista che è uscita per Papa Francesco, si intitola Il mio Papa, se non sbaglio, che nei primi numeri aveva sulla copertina, con un bel rettangolino, le cinque Madonne che Papa Francesco prega. Ora, io penso che Papa Francesco sia decisamente più intelligente di chi ha scritto quella roba lì, ovviamente. Ma noi facciamo finta che domani finisca la nostra civiltà. Tra 2000 anni arriva qualcuno e scava qui. Trova migliaia di statue di gesso, di legno, di metallo, di vetro, di oro, di quel che di uno inchiodato su un legno. Poi fa delle ricerche, e così come siamo costretti a dire noi oggi, non c'è nessuna prova storica dell'esistenza di quello lì. Siccome non c'è la prova storica, non ce l'abbiamo, è inutile, non c'è. Per cui io, per esempio, sono tra quelli che fanno finta che lui, in quanto predicatore, rabbi, giudeo, messianista, sia esistito. Però non sono in grado di dimostrarlo. Quindi è una scelta, consapevole del fatto che è una scelta indimostrabile. Però tra 2000 anni diranno non c'è nessuna prova storica, così come non c'è nessuna prova storica dell'essenza di Marduk, di Ashur, di Ra, di tutto quel che volete. Poi troveranno milioni di statuette di divinità intermedie e scopriranno che c'era chi si rivolgeva a quelle divinità intermedie che avevano il potere di intercedere con il grande capo. Che cosa diranno del cristianesimo? Che era una religione idolatra. Che i cristiani erano degli idolatri. Cioè, se tra 2000 anni applicheranno al cristianesimo le stesse categorie interpretative che i teologi attuali applicano ai popoli antichi, il cristianesimo è idolatria. Punto. Non c'è altra definizione. Perché i riti e le cose che si fanno sono assolutamente uguali. Tant'è che, come spiegava Laura, hanno dovuto inventare la divinità femminile perché la gente la vuole. La vuole la divinità femminile e gliel'hanno inventata. Perché altrimenti continuavano a rivolgersi a quelle altre. Ma non c'è differenza nelle statuette. Non c'è differenza nel rivolgersi agli uni, dicendo, ma cioè, i romani, pensate che cosa hanno fatto i romani, ma poi erano talmente stupidi che parlavano con dei pezzettini di pietra senza... Perché noi che parliamo con la statuetta di Padre Pio? Mi spiegate che differenza? Ma da settima fetta, eh? Che differenza c'è? Non c'è differenza. Non c'è. È inutile. Non c'è. Dice, ah, ma noi... No, non noi. Noi. Noi siamo come loro. Uguali. Uguali. Cioè, quindi, in realtà, quando fanno con aria di superiorità questo esame, questa analisi sulle civiltà antiche, dovrebbero riflettere un attimo. Perché se lo facessero sulla civiltà attuale, le conclusioni sarebbero le stesse. Abbiamo visto prima, no, Paolo che dice, ma com'è vero che ce ne sono molti, ma per noi conta uno solo. Uguale. Tutti i popoli facevano così. I babilonesi sapevano che ce n'erano tanti, ma loro si rivolgevano a Marduk. Gli assiri sapevano che ce n'erano tanti, ma loro si rivolgevano ad Ashur e così via. Ognuno aveva il suo. E ognuno diceva il mio è il più importante, esattamente come questi. Il mio è il più importante. C'è una persona che sta facendo un percorso per arrivare alla Geruia, cioè alla conversione all'ebraismo e quindi essere ufficialmente accettata all'interno, ed è un percorso che viene seguito da dei rabbini, da un rabbino in particolare, che è poi anche quello che deve certificare appunto che quella persona può essere inserita nella comunità ebraica. E questa persona mi dice, ma il mio rabbino mi dice le stesse cose che dice lei. All'inizio ognuno di quei popoli aveva il suo. È col passare dei secoli che hanno fatto in modo di eliminarli per arrivare a dire che questo era il più importante e poi arrivare a dire che questo era l'unico. Ma all'inizio ognuno, e la Bibbia ce lo dice, ci dice persino i nomi degli altri, dei cugini di Israele, dei cugini. I Moabiti e gli Ammoniti, cugini primi di Israele, cugini primi. Israele aveva Yahweh, i Moabiti avevano Kamosh e gli Ammoniti avevano Milcom. Punto. È scritto qui, non nelle mie traduzioni. Qui.
basta fare finta che sia vero. O altrimenti dobbiamo dire, ma poveretti, gli israeliti avevano capito tutto. I loro cugini primi erano dei poveri deficienti. Cugini primi vuol dire ebrei come loro, stessa famiglia, stesso nonno Terach, stesso nonno. Quindi, Abramo, Giacobbe intelligenti, tutti gli altri tutti deficienti. Che mentre uno della famiglia parlava con uno vero, loro parlavano con i mucchietti di pietre. È una cosa che è priva di senso. Priva di senso. Viene sostenuta, ed è stata sostenuta nei secoli, perché tanto questa roba qui nessuno la legge. Perché veniva detto anche non leggetela perché tanto ve la spieghiamo noi. Certo, poi ce la spiegano come il versetto del Salmo 18, tu Signore sei la mia roccia. E uno dice, beh certo, tu Signore sei la mia roccia, sì. Però, scusa, che nemici andiamo ad uccidere oggi? Leggeteli i salmi, leggeteli. Tutti i canti di guerra. Altro che preghiere per il Dio buono, il Dio che ama l'umanità. Se leggendo l'Antico Testamento troverete che Dio ama l'umanità, per cortesia segnalatemelo. Ma che la ama veramente, eh? Mi è venuto in mente quando il fondatore di Repubblica aveva, cos'è, 2 anni fa, sì, aveva scritto una lettera aperta sia al Papa che al rabbino capo della comunità ebraica di Roma, dicendogli in sostanza, beh, insomma, non è che il vostro Dio sia quel gran pasta d'uomo che ci racconta. E gli ebrei, per esempio, gli avevano risposto dicendo, ma Scalfari, capisci un tubo, vai a leggerti Levitico 19. Non vendicarti e non serbare rancore contro i figli del tuo popolo. Ama il tuo prossimo come te stesso. E gli hanno citato quel versetto lì. È vero, c'è scritto questo. Solo che prossimo in ebraico vuol dire il vicino tuo con cui hai rapporto quotidiano. Perché quando voi leggerete tutto il resto della Bibbia, vedrete che tutti gli altri andavano ammazzati. Quindi amateli tra di voi. Tant'è che siamo sempre nelle stesse pagine. Chiunque maltratterà suo padre o sua madre sia messo a morte. Chiunque commetta adulterio con una donna sposata, come chiunque commetta adulterio con la donna del suo prossimo, l'adultero e l'adultera siano messi a morte. Se uno ha avuto rapporti con la nuora, siano messi a morte ambedue. Se una donna si avvicina a un animale per accoppiarsi con esso, ucciderai la donna e l'animale. Sempre senza serbare rancore, però. Cioè, questi erano ordini dati per tenere l'ordine all'interno di quel gruppo, non per amare l'umanità. Gli altri, sterminateli tutti. Quando leggerete la Bibbia, Saul riceve l'ordine di sterminare gli Amalechiti, discendenti diretti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Saul li stermina tutti, e in questo è un uomo buono e giusto. Perché questo è il concetto di buono e giusto, è chi esegue gli ordini, senza discutere. Poi però Saul commette un errore, lascia in vita il re degli Amalechiti. E ce lo spiega anche Giuseppe Flavio, autore giudeo-romano. Lo lascia in vita, sapete perché? Perché era un maschio bello. Yahweh interviene e gli dice, tu non lo hai ucciso come ti avevo ordinato e io ti tolgo il regno. Cioè Saul è buono e giusto se stermina tutti. Viene punito perché ne ha lasciato in vita uno. Perché ne ha lasciato in vita uno. Altro che l'amore per questo la Chiesa deve abbandonare l'Antico Testamento, perché non lo può più sostenere, perché queste cose qui sono le cose che sono scritte, non c'è niente da fare. Dopodiché vorrò vedere, cioè ce la fanno, perché poi la gente continua a non farsi domande, a continuare a sostenere la figura cristica, visto che la figura cristica esiste. Uno, se nell'Antico Testamento c'è un Dio Padre che l'ha mandato. Due, se nell'Antico Testamento c'è il peccato originale che giustifica il suo avvento qui. Ma siccome non ci sono né l'uno né l'altro, la figura cristica forse è la figura di un figlio di un Gabriele che aveva una certa missione. Passiamo alle domande, ho finito. I capi mi hanno detto che ho finito.